Un sogno che si è avverato, così l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, subito dopo il taglio del nastro che ha aperto le porte del Vinitalian City Calabria and Wine al parco archeologico di Sibari, la prima volta lontano da Verona. Noi avevamo chiesto a Verona Fiere di venire fuori da Verona e di organizzare un Vinitali laddove tutto è cominciato, in terra di Enotria, laddove 3.000 anni fa si consumava il vino, come narra la leggenda, che veniva prodotto nelle colline attorno a Sibari, che veniva poi trasferito attraverso i nodotti, e hanno accettato il nostro progetto. Sono venuti qui, sono usciti per la prima volta da Verona in una terra che non è spesso terra di primati, ma questa volta ha avuto questo primato, un primato che vogliamo goderci, a sostegno del mondo vitivinicolo calabrese, che in questi anni è cresciuto in termini di qualità della produzione, perché i nostri viticoltori, affidandosi a enologi di rilievo nazionale e internazionale, che hanno valorizzato i nostri vitigni, gestendo al meglio il trapasso generazionale da padri a figli, da nonni a nipoti, sono riusciti a dimostrare che in Calabria la qualità non è un optional, anzi è la regola. Orgogliosi di essere stati scelti come prima regione per Vinitalian City, ha affermato il presidente Occhiuto, e per aver saputo organizzare un evento così importante e complesso in un lasso di tempo così breve, un'occasione davvero importante che segnala la Calabria come una regione all'avanguardia per la qualità delle sue cantine, ma anche un'opportunità per far conoscere i tesori culturali del nostro territorio. Oggi qui abbiamo fatto un Vinitalian City nel luogo della Magna Grecia. Qui stiamo presentando le eccellenze del settore vitivinicolo calabrese e nazionale in un luogo eccellente per cultura, che è il Parco Archeologico di Sibari. Sono molto orgoglioso che la Calabria sia riuscita a realizzare questa prima edizione del Vinitalian City qui a Sibari, e sono anche orgoglioso di questa immagine della Calabria. Vinitali torna dove è nato in realtà il vino, dove è stato per l'Italia, nella terra di Enotria. Quindi un'organizzazione ottima, noi abbiamo portato il nostro know-how, ma per il resto tutto, diciamo, made in Calabria, è una cosa eccezionale. Buona la prima, grazie ad un grande lavoro di squadra di Regione Calabria e del suo assessorato all'agricoltura, di ARSAC, braccio organizzativo, e del Parco Archeologico di Sibari. Siamo tutti entusiasti, emozionati, anche un pizzico di emozione c'è, eravamo un po' preoccupati per il tempo, ma evento bagnato, evento fortunato, prendiamo anche questo modo di dire, quindi vedere pian piano che la gente inizia ad arrivare, i produttori che stanno allestendo i propri banchi delle eccellenze della vitivinicoltura, ci riempie d'orgoglio. Passeremo 3 giorni insieme nel mondo del vino calabrese, ma non solo, ricordiamo che ci sono delle collettive nazionali e internazionali presenti, il food, l'area food, quindi anche le eccellenze dell'agroalimentare trasformate dai nostri maestri chef, tutto questo per stare insieme, conoscere meglio la nostra Calabria e farla soprattutto conoscere. Un viaggio sensoriale raccontando la Calabria come esperienza unica, dove i tanti visitatori hanno avuto la consapevolezza di questo immenso patrimonio storico attraverso la bellezza evocativa di questa grande città di cui siamo eredi, Sibari, e di una delle eccellenze di questo territorio, il vino. Noi dobbiamo fare una narrazione diversa, dobbiamo iniziare a parlare delle eccellenze, delle cose che funzionano, delle bellezze che i nostri territori ci possono dare, insieme ai prodotti agroalimentari, insieme a prodotti come il vino. Il vino è un prodotto che oggi è un nostro ambasciatore della qualità nel mondo e descrive non solo un prodotto di ottima qualità, ma descrive una storia, una cultura, perché ogni territorio esprime tramite questo prodotto la propria identità, la propria cultura, le proprie tradizioni.